Il convento di Santa Vittoria ha origini antichissime, si fa risalire la sua origine già alla fine del 1200. In realtà poi ha subito diversi rifacimenti strutturali, specialmente nel 1700, a seguito di un disastroso incendio. Purtroppo la struttura antica è stata ulteriormente danneggiata durante il secondo conflitto mondiale, però oggi si può dire che con la rinascita della struttura e quindi del convento, si è data la possibilità di far rinascere anche la tradizione ceramica, perché il museo che è conservato al suo interno è stato realizzato proprio per far rinascere una tradizione antica che trova in Fratterosa la sua più grande espressione d'arte. Da quando il mondo è mondo, gli uomini di Fratterosa hanno scoperto che quella terra fredda e dura diventava morbida e docile. Bastava mischiarla con acqua e impastare ben bene, ed essa si faceva modellare. Ci si potevano fare tante cose, le pentole, i pignatti, gli orci. La terracotta non è altro che argilla depurata, impastata e cotta. Questo semplice processo viene utilizzato dalla notte dei tempi, già dall'uomo preistorico, poi fino ad arrivare alle grandi civiltà del Mediterraneo. Sono procedimenti che sono stati invariati nel tempo, semplici ma che hanno una grande efficacia perché possono portare una materia inorganica e plastica a oggetti, a volte decorative ma spesso d'uso, immortali nel tempo. Si può dire che le Marche siano una regione ceramica, perché questa regione si caratterizza per avere, proprio per la sua struttura orografica, numerosi percorsi fluviali e quindi numerosi anche bacini di approvvigionamento delle argille. Quindi le Marche da sempre hanno dato all'uomo la possibilità di realizzare prodotti ceramici, sia per l'edilizia come i mattoni o i coppi, ma anche prodotti ceramici vascolari, quindi per l'utilizzo nella cucina o anche semplicemente decorativi. Accanto alle grandi città di tradizione ceramica, Pesaro, Urbino e Castel Durante, tutto il territorio provinciale, ma anche regionale, era costellato di piccoli borghi, piccoli centri dove si producevano semplici terracotte. Questo era dato dal fatto che gli oggetti, gli utensili in terracotta erano di larghissimo uso per poter portare avanti i lavori nei campi, la cucina all'interno delle case. Quindi la fortuna della produzione di terracotte di Fratterosa è data dall'economicità del materiale d'origine con cui si realizzano questi oggetti, perché l'argilla aveva costi veramente bassi e Fratterosa presentava diversi giacimenti naturali, per cui per gli artigiani locali era semplice l'approvvigionamento di questi materiali originali e realizzare oggetti in serie da poter anche esportare al di fuori del territorio comunale. La semplice terracotta veniva smaltata con dello stagno ricco di ossidi che dava questa colorazione dai riflessi vetrosi che conserva. Lo smalto di Fratterosa, che è più conosciuto, è lo smalto nero, nero melanzana. Sono formule che si tramandano per generazioni e sono smalti naturali, che li facciamo noi con prodotti naturali della terra. Usiamo la sabbia del lago Trasimeno, usiamo tutti i prodotti così che si trovano in natura. Per esempio, per fare il nero, usiamo i sassi che si trovano nelle campagne di Anghiari. Sono sassi di manganese che noi schiacciamo, vengono schiacciati, mescolati con la sabbia fondente e poi viene macinato fino a fare una poltiglia che alla fine sembra uno smalto, una pittura murale. In realtà è un quarzo che fonde a 1000 gradi e diventa vetro. La prima cottura la facciamo a 980 gradi. Quando viene fuori l'oggetto è biscotto, si chiama colore mattone. Se poi dopo lo vogliamo smaltare, si deve smaltare e poi ricuocere una seconda volta. La seconda cottura varia dal colore che uno mette, perché se facciamo il bianco decorato va sui 9,35. Se facciamo i colori nostri tradizionali, bisogna rimandarlo a 9,70 e a secondo diciamo, del colore che noi vogliamo mettere, si usano gli ossidi. Per esempio, per fare il color miele si usa l'ossido di ferro, per fare il colore nero si usa l'ossido di manganese, per fare il verde si usa l'ossido di ramina. Fratterosa ha una caratteristica unica, perché
perché nasce su un piccolo promontorio che si caratterizza per avere dei giacimenti naturali di argille adatte ad essere plasmate, e anche i toponimi stessi del territorio di Fratterosa dimostrano questo, come non so, c'è Via dei Lubachi, Via dei Maltari o la zona del Peglio vicino al convento di Santa Vittoria, ricco di argille utili per il lavoro dei figuli. Nel 72, mi ricordo anche bene la data, alla Qualagna, in occasione della sagra del tartufo, e aveva fatto questo maialino che l'ho portato su nel 72 alla sagra del tartufo e ha fatto un furore. E mi ricordo che zio di mia moglie, Fabiani sempre, il fratello di Odo, di mio suocero, era andato da qualche parte, non so esattamente dove, ha portato una forma in terracotta che assomigliava a un fagiolo, una cosa del genere, in biscotto, cioè non smaltato. E io, vedendo questa forma, mi ha incuriosito, era una cosa diversa, non era la solita pigna, il solito vaso o teglia, era una forma a fagiolo, proprio chiusa. E allora, guardandolo, mi è venuta un'idea. Cioè, creare, tagliarlo in un certo modo, fargli il nasino, fargli le orecchie, ci ho tirato fuori il maialino, perciò è venuto fuori così. Fino al 1920 erano state censite ben 12 fornaci attive che impiegavano più di 50 addetti. Quindi la produzione ceramica per Fratterosa era veramente una grande fonte di sostentamento. Con l'avvento, specialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale, dell'alluminio, del vetro, della plastica, i prodotti ceramici sono stati sostituiti. Però oggi fortunatamente esistono ancora tre laboratori che cercano di riprendere la tradizione antica e poter far capire che all'interno di quei prodotti c'è tutta una storia e una tradizione che va oltre al semplice oggetto ceramico.